Chiarellini, benvenuti o bentornati sul mio bellissimo canale, benvenuti o bentornati in un altro video spesa, stavolta Lidl, 9 euro spesa. Sono stata alla Lidl, volevo comprare tutte quelle curiosità che hanno comprato tutte le youtuber che hanno fatto lo svuota spesa a Lidl, invece io non ho trovato una beniamata fava. Evviva! La gente impazzisce se compra tutto, pure la mamma. Detto ciò, inizio subito con questo video spesa. Ho speso all'incirca un centinaio d'euro. Sono rimasta un pochino delusa, abbastanza delusa. Però non vi dico niente, ve lo dico durante, mentre che ciarlo. Detto ciò, io darei il via con la sigla, così possiamo proseguire. Sigla! Primo prodotto novità che io non ho mai visto alla Lidl sono questi due yogurt della Milbona High Protein, uno al melograno e fragola e un altro all'arancia e pesca. E la cosa positiva è che è a basso contenuto di grassi e anche a basso contenuto di di zuccheri e senza lattosio, quindi super figa questa cosa. Considerate che contiene su 100 grammi di prodotto solo 4 grammi di zuccheri, quindi se ne mangiate 200 andrete poi ad assumere 8 grammi di zuccheri, che fidatevi sono veramente pochi rispetto agli yogurt in commercio. E su appunto 200 grammi su 100 grammi di prodotto troviamo ben 10 grammi di proteine, cioè è tantissimo, manca una bistecca avete da tutte queste proteine. E 65 kcal per 100 grammi, eccezionale veramente, molto molto esterefatta di questo prodotto e lo voglio assaggiare, ok? Perché lo posso mangiare questo a merenda, quindi dopo lo assaggeremo insieme e va bene, questa è la prima cosa fighissima, anzi una delle poche cose fighissime che ho trovato. Da Bene Emiliano guardate che cosa io ho comprato, poi non mi dite che non sono un'amorevole donna da sposare. Io ho preso il Brasil. Brasil. Perché sono i suoi biscotti preferiti. Lui non vuole che io li ricompro, perché in realtà io li compro e lui li finisce tipo dopo 10 minuti. Però li ho visti, che faccio? Non glieli prendo, lui se li può mangiare, io no. Lui sì, io no, e quindi lui li mangerà. Poi anche questa è una cosa che io non avevo mai visto a Lidl, è vero che vado veramente poco alla Lidl, quindi si chiama Buonovo e sono 6 uova fresche di categoria A, non so cosa significa categoria A, e sono queste qui, adesso ve le faccio vedere, e dice che sono per la salvaguardia del pulcino maschio, da galline allevate senza l'uso di antibiotici, mangimi senza OGM, filiera certificata. Più controlli a garanzia del benessere animale, 35% di spazio in più per le galline. Non lo so, ho visto tutta sta cosa così pro uovo, pro gallina e quindi l'ho acquistato. Sto prendendo un po' così le cose a casaccio che trovo nella busta perché ho mischiato tutto andando diciamo con mia cugina, paravamo lì, poi la Lidl non ha le casse, non ha diciamo il posto quando la cassiera passa i prodotti, quindi ti devi sbrigare e quindi niente, è andata così. E la Nix, che io odio questo nome qui, filetto di salmone al naturale, ne ho prese 2 confezioni, odio questo nome Nix perché mi sembra in realtà il nome del detersivo per i piatti, per i panni, non per il nome del tonno del salmone, insomma della roba in scatola. Per Emiliano, per la sua colazione della Sole Vita, ho preso questo succo di mirtillo rosso americano e ribes nero. Questo era quello che si trovava nel reparto frigo, quindi non nel reparto a lunga conservazione, e è comunque tutto proveniente da succo di frutta, non da concentrato, quindi eccezionale, senza aggiunta di zuccheri. Ottimo. Ho riacquistato un altro dei miei prodotti preferiti Lidl, che è il salmone norvegese taglio sashimi con sesamo. Lo amo da morire perché non è salmone affumicato,
E poi ha tutto questo contorno di semi di sesamo neri, buonissimo. Questo ve lo straconsiglio. A livello economico viene una fracca, però è buono. Per Emiliano io ho ripreso della Milbona il cheddar stagionato 9 mesi. Questo gli piace tantissimo, questo è buonissimo. Ve lo straconsiglio, ma per me ormai è un lontano ricordo. Sempre per Emiliano della Milbona, della Merivio, scusate, la mozzarella, ne ho prese due, giusto per lui, per le emergenze, quando, non so, va di fretta, non gli ho preparato la cena, è tardi, è presto, c'è qualcosa, diciamo, di già pronto da un uovo. Questo pastorizzato, senza grassi, da galline allevate a terra, italiano. Bocconcini difesa di tacchino 400 grammi, anche qui tacchino italiano. Ho preso la Misticanza, prodotto fresco da condire. Questa è diventata ormai una delle mie insalate preferite, che prendo anche all'Eurospin. La Misticanza, che dentro troviamo un po' di tutto, ovvero il lattughino, sia verde che rosso, la lattuga romana, la rucola e lo spinacino. Molto buona, molto croccante, molto mix di sapori. Guardate cosa ho acquistato. Anche qui mi è venuto un occhio della testa, ma avevo troppo voglia di tartare. Questa è una tartare di carne di bovino adulto, ovvero scottona. Sono 200 grammi. Queste due belle tartare, non vedo l'ora di metterci un po' di zest di limone sopra, un filino d'olio, un po' di sale, qualche insalatina a fianco con le carote e mangiarmi questa bontà. Sì, mi piace la carne cruda, tanto cruda. Volevo comprare le zucchine fresche, ma facevano pietà. Io non so se nei Lidl del resto d'Italia la qualità della frutta e della verdura è buona, però dai Lidl vicino a casa mia fa prezzi, mi sembrano troppo alti per la qualità di frutta e verdura che c'è. Cioè, c'erano le zucchine grosse così, cioè, che zucchina è quella? Che me stai a venne? Che me stai a famagna? Quindi tiette la zucchina, quelle biologiche facevano paura, no pietà, facevano paura, erano finte. Quindi non mi fido, siccome volevo appunto comprarmi le zucchine ma facevano pietà, poi c'erano rimaste quattro verdure messe in croce, ho comprato le zucchine grigliate già congelate, che si sono scongelate, della Fresciona. Queste sono coltivate in Italia, 450 grammi. E altro filetto di salmone, ma stavolta fresco, anche qui conviene più quello dell'Eurospin perché è più grande. Questo è della Gastronomia di Mare, filetto di salmone con pelle. Sono 250 grammi ogni confezione e veniva tipo 5 euro e passa, una roba del... Poi faccio un esempio di biologico. Finocchio biologico, 500 grammi. Questo è un finocchio. Mio nonno, quando fa i finocchi, sono grossi così. Cioè, come la faccia mia. Questo è un finocchio biologico. Non lo so, l'avranno lavato a caldo, si è ristretto, non lo so. A me mi sembra tutto tranne che biologico, però non c'erano gli altri finocchi. Siccome mi servono i finocchi per sta dieta, allora ho preso questi. Speriamo che almeno sanno di qualcosa. Magari sono piccoli, sono concentrati, quindi sono più saporiti, chi lo sa. Carne macinata di bovino adulto scottona 400 grammi. Per farmi le polpettine light. E filetto di petto di pollo a fette 400 grammi. Pollo italiano. Poi ho preso degli hamburger di scottona, che qui mi hanno detto che sono buonissimi quelli della Lidl, quindi li voglio provare, questi qui di scottona, anche se mi sembra una volta li ho provati e erano una sola di scarpe, come tutti gli hamburger del resto. Per Emiliano ho ripreso loro, ecco, loro sono veramente veramente buoni. A Emiliano sono piaciuti tantissimo, sono i burger vegetali della Lidl, sono buonissimi, ve li straconsiglio, anzi sono vegani a maggior ragione, non vegetali, e Emiliano li adora, quindi li ho acquistati magari anche qui per un pranzo veloce, almeno mangia qualcosa, diciamo, di salutare, che non sia sempre la solita carne o il solito pesce o le solite uova. Della Italiano il pesto, pesto alla genovese, questo è quello classico, quindi... con aglio e quant'altro, ne ho prese due confezioni.
Ho preso l'ananasse, questa ananasse qui con tutto, con questa bella etichetta Nico Gold. Vediamo un po' da dove viene. Verona, Verona, quindi un ananasse di Verona che, vedete, si stacca la foglia centrale, era l'unico che aveva questa caratteristica, quindi ho pensato che è l'ideale da prendere e da mangiare subito. Vedete, come l'altra volta vi dicevo, è leggermente giallo ma non completamente, con le foglie centrali che si staccano, vuol dire che è maturo e pronto al consumo immediato. Mirtilli orribili, io non ho visto mirtilli più brutti in tutta la vita mia. Quelli dell'Eurospin gli danno proprio una pista, cioè sono veramente brutti, poi mezzi gialli, mezzi... Però erano, li dovevo prendere, erano gli unici decenti fra quelli che c'erano, quindi li ho presi. E ovviamente anche loro non sono italiani, quelli dell'Eurospin non sono italiani, ma sono belli e buoni. Questi sono brutti, speriamo almeno siano buoni. Poi ho preso il datterino origine Italia, che è il mio pomodoro preferito, è il datterino da mangiare a crudo. I kiwi biologici, anche qui speriamo che questo bio ci dia soddisfazione, perché quelli non biologici facevano pietà, per tornare al discorso di prima. Melanzane, ne ho prese tre, queste erano abbastanza decenti, ne ho comprate tre. Latte senza lattosio parzialmente scremato della latteria UHT a lunga conservazione, una cosa così sopra a etichetta, lungo 7 km. Ecco qui questo latte così, un latte comune. E poi i sacchetti biodegradabili, questi per la raccolta differenziata, anche qui super pecca nei confronti proprio, cioè il paragone con l'Eurospin non ce n'è, perché l'Eurospin ha i sacchetti con i manici, invece Lidl vende tutti quelli senza manici, quindi altro punto a favore dell'Eurospin. Pan bauletto integrale della Certossa per Emiliano, pan bauletto integrale. Poi della Floralis o Floralis, la carta igienica, anche qui la carta igienica migliore è quella dell'Eurospin perché è identica a quella della carta regina. Invece queste che ho trovato alla Lidl sono tutte, sono le solite carte igieniche un po' economiche, quindi morbidose, che dopo due strappate è finito il rotolo. Ho preso un giochino per i canetti, ma non glielo faccio vedere perché sennò starnazzano come delle oche impazzite, glielo faccio vedere dopo, che è questo qui, questo serpentello molto carino che se gli schiacci il naso fa pipi pipi pipi, ma non lo posso fare adesso per il discorso di prima, e sotto ha questa frangia, l'ho pagato poco e durerà poco perché i miei cani distruggono tutto, quindi per questo motivo gli ho preso una cosa economica. Ho acquistato della Montana la carne in scatola, lo so che non è il massimo, sono consapevole, però mi serve solo esclusivamente per le emergenze, per la mia dieta, solo per le emergenze, cioè sono arrivata alle 8 a casa, che me magno, c'ho tutto congelato, siccome non posso mangiare legumi, uova, formaggi eccetera, queste cose mi sono proibite attualmente, devo per forza mangiare carne o pesce, allora se c'ho tutto congelato mi attacco a questa oppure a un'altra cosa. Poi torno all'olio d'oliva della Rio Mare. Io odio il tonno al naturale, non ce la faccio psicologicamente a mangiarlo, quindi che faccio? Prendo questo all'olio d'oliva, lo scolo, lo passo sotto all'acqua con lo scolino e lo vado quindi poi a mettere, non lo so, nel sugo, nelle insalate, però non riesco a comprarmi il tonno al naturale, ragazzi, sembra che stasse a mangiare il cartone strizzato messo in latta, fa schifo. Anzi, vi aspetto giù nei commenti quante come me odiano il salmone al naturale, mettete le emoticon, quella così, quella tipo di X Factor. Poi noce moscata macinata, perché la stavo per terminare quindi l'ho riacquistata, questa è della Cagna. La candela delle Seychelles, che è l'unica che ho trovato, non ho trovato l'altra, perché c'è questa collezione tipo Seychelles e Maldive, una roba del genere.
Profuma veramente poco. È bello il packaging, mi piace da morire questo coperchietto qui, è fantastica, ma a livello di profumo sembra quando mettete il... Ci avete presente quando spruzzate il profumo sul cartoncino in profumeria? Poi lo lasciate tipo, non so, nel portafoglio che svanisce, lo andate a ripescare dopo 3 settimane, 4 settimane e sentite ancora quel lontano sentore di profumo. Ecco, questo è quello che sento io aprendo questa candela. Per ritornare al discorso, sono abbastanza delusa del Lidl, continuo a preferire l'Eurospin. Poi ho voluto comprare questo coso detersivo per i panni perché tutti lo decantano tantissimo, tutte, diciamo, le youtuber che fanno video spesa Lidl ne vanno matte e quindi ho deciso di acquistarlo e provarlo anch'io. L'odore è proprio marsiglioso all'ennesima potenza, chissà com'è, speriamo mi piaccia, anche se io non amo l'odore di Marsiglia, ma io ho problemi e mi compro la roba che sa di Marsiglia pure se non mi piace, ma questo è un altro discorso. Questo era il mio video spesa, non mi trovo lo scontrino, credo che ce l'ho nella borsa, poi dopo lo vado a prendere, comunque era 98 e qualcosa. Spero che vi sia piaciuto, che non so, magari abbiate preso spunto da qualcosa, mi dispiace se non mi avete visto così emozionata, però credo di continuare a preferire l'Eurospin. Forse è un problema dei Lidl che ho qui nelle vicinanze, che magari non sono così riforniti, che non hanno la frutta e verdura così fresca come magari, non so, quelli che si trovano a Roma o in altre città, non lo so, ma ripeto, quelli che stanno qui fanno un po' schifettino, preferisco l'Eurospin. Ah, mi sono dimenticata di farvi vedere anche la maschera anti-age. Sto iniziando a comprare le cose anti-age perché quest'anno vado per i 31, ragazzi, non so se rendo. Della Sien Vital Anti-Age Mask con olio di melagrana e acqua di rose, rende la pelle morbida ed elastica, con burro di karité e vitamina E, aiuta a favorire le funzioni naturali della pelle. La sua profumazione floreale lascia una piacevole sensazione di benessere. Quindi questi sono i classici, quelle due porzioni di maschera, e vediamo. Io vi mando un mega 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 bacione, mi raccomando, vi lascio le solite premesse qui nello schermetto. Quindi iscrivetevi, campanellina, pollicino in su o pollicino in giù, non è detto che dovete per forza mettere il pollice in su. Seguitemi anche sui social. Mega bacioni, ciao! Mi sono dimenticata che dovevamo assaggiare questo. Ora lo assaggiamo, eh. Lo facciamo insieme. Puzza di piedi. Ok. Buonissimo, approvato, super 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 approvato, comprate questo yogurt, ne vale la pena, veramente è molto più buono questo di quello della Faye True Blend, buonissimo.